voi avete chiesto un colloquio telefonico per il presidente della Commissione dell'Unione Africana, Moussa Faki. E è stato più facile bucare i filtri della sicurezza italiana che quella di altri paesi, visto che avete fatto scherzi di questo tipo anche ad altri? Allora, cominceremo proprio dall'ultima parte della sua domanda, se è stato più facile o no. Come lei ha sottolineato, abbiamo esperienza enorme delle telefonate di questo genere, non solo il primo ministro italiano Meloni, anche il segretario generale della NATO, Jens Stoltenberg, era uno di quelli con i quali abbiamo fatto telefonata scherzando, anche il leader di altri paesi, capo dell'Unione Europea, Jean-Claude Juncker, e non solo. Dico che le vostre connazionali anche sono state nostre, Magherini, per esempio con Magherini abbiamo parlato facendo scherzo, e anche capo dell'Assemblea Generale della NATO, che è vostro connazionale. Giorgio Meloni non era una cosa speciale, noi abbiamo tantissime persone che leggono i nostri social e dicono che guardate, converrebbe parlare con questo o con altro, e ci sono tantissimi quelli che scrivono dall'Italia e dicono per favore chiamate Meloni perché vogliamo sentire cosa dice, e abbiamo pensato. Ma è stato più facile o no? Io direi così, livello di sicurezza facciamo così medie se paragoniamo con Henry Kissinger o altre persone che hanno creato pagine della storia. L'unica cosa che potrei fare dire che riguarda la nostra premier, che caratterizza in modo migliore che una persona viva, ha una sua posizione e non ha paura di spiegare quello che pensa, e in questo modo è stato caratterizzato molto bene anche da quelli che hanno sentito l'intervista. Non erano tutti così di altri politici. Iscriviti al canale.